Buongiorno, come state? Ve lo avevamo anticipato che sarebbero arrivati i rinforzi. Abbiamo degli ospiti con noi, insieme a Valentina Casadio, biologa nutrizionista. Oggi, Buongiorno a tutti. ciao, è in studio anche Lisa Galli, psicologa. Salve. Attenzione, questo trio, quindi una nutrizionista e una psicologa. Tra pochissimo andremo a capire perché. Valentina, raccontaci un pochettino. Ho avuto l'idea di invitare anche Lisa a questa puntata perché volevamo parlare un po' della fame. E siccome non esiste solo la fame fisiologica, quindi quella che ci porta appunto ad avere l'esigenza di alcuni cibi, comunque l'esigenza appunto di nutrirci, ma ci sono anche altri tipi di fame, dettati quindi più da uno stato emotivo o comunque insomma da condizioni non fisiologiche. Poi Lisa sicuramente ci spiegherà al meglio questo. E quindi abbiamo pensato appunto di invitarla per parlarci delle altre tipologie di fame. Sono, è inutile. Lisa, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito, grazie a Grazie entrambe. E sì, in realtà sono stata invitata per parlare di fame non fisiologica, a te. fame cosiddetta emotiva. Perché possiamo parlare di fame emotiva? Perché in assenza, diciamo, di patologie alimentari, quindi oggi ci soffermeremo semplicemente su una fame emotiva che appunto non concerne dei disturbi. Abbiamo tutti quanti sperimentato più volte nella vita, anche nella giornata, la possibilità di mangiare, non per una fame vera, ma perché siamo stressati, siamo arrabbiati, ci viene voglia del dolcetto, salatino. E quindi questo tipo di fame, la chiamiamo emotiva perché fondamentalmente, perché va a compensare uno stato emotivo che stiamo provando in un certo momento della giornata. Questa cosa impariamo a farla fin da piccoli. Dove nasce? Da quando in realtà siamo neonati, perché i neonati hanno come primo impulso un sentimento che è una pulsione di morte quando piangono, cioè piangono perché hanno quella fame e hanno quell'urlo perché stanno realmente sentendo che in assenza di cibo potrebbero È percepire, sopravvivenza, insomma. esatto, potrebbero non sopravvivere. E quindi la madre compensa questo stato emotivo attraverso il nutrimento. Crescendo, questa cosa si può anche sviluppare, ad esempio, quando da piccolini poi le nonne hanno iniziato quelle cose tipo non piangere che ti do la cioccolata. Aia. E quindi ancora una volta, per quanto piccolo ma continuativa questa cosa, impariamo a compensare le nostre emozioni attraverso gli alimenti. In più il nostro cervello funziona secondo due meccanismi di base, che sono un principio economico, cioè deve trovare delle soluzioni nel tempo più veloce possibile alle nostre, diciamo così, emergenze emotive, e l'altro principio è quello che ci deve dare nel minor tempo possibile, quindi una soddisfazione, una gratificazione. Sicuramente il match cibo-emozione è molto rapido da trovare e anche sicuramente molto appagante momentaneamente. In realtà è un appagamento illusorio perché abbiamo detto che stiamo parlando di un'emozione che viene coperta da un cibo. Quindi Quindi non spesso, andiamo a risolvere in profondità esatto, l'emozione per capire il esatto. perché abbiamo provato quel tipo di E quindi quello che stato accade d'animo. è che spesso entriamo in un circolo, diciamo, un po' un cane che si morde la coda, nel senso che noi mangiamo per placare questa emozione. Di fatto quell'emozione sotto resta, quindi un tempo dopo aver mangiato, probabilmente riaffiora quella situazione e così continuiamo all'interno del nostro circolo non virtuoso emozione-alimentazione. Ecco, siccome io lo so che da casa stanno spiluccando, perché ormai il tempo della colazione è terminato, fermi lì, vi vediamo. Noi mandiamo un video, ma voi riponete le armi e torniamo tra pochissimo con Lisa e Valentina. Vi stiamo guardando, state facendo i bravi perché noi riusciamo a spiare nelle vostre case. Valentina, i tuoi pazienti come si comportano?
Allora, i miei pazienti, adesso a quest'ora non lo so, però diciamo che spesso mi raccontano appunto di aver fame magari in alcuni momenti della giornata in cui in realtà hanno già mangiato, quindi dopo pranzo, magari dopo cena, rientro dal lavoro, insomma in varie situazioni. E proprio per questo infatti abbiamo invitato Lisa, che è psicologa, proprio per capire queste fami da dove derivano, ecco, quindi che tipologie di fami sono, visto che non sono di tipo fisiologico, spesso succedono finito. Proprio finita la cena o comunque dopo il pranzo, eccetera, e che tipologie di fame rappresentano, ecco. Raccontaci un po', Lisa. Allora, sì, la fame emotiva, appunto come abbiamo detto e ci accennava anche Valentina, è un tipo di fame che noi avvertiamo in assenza di un reale bisogno fisiologico e risponde sia a emozioni positive sia emozioni negative. Diciamo che i tipi di fame emotiva più classici sono la fame da stress, quindi quella che conosciamo molto bene durante le giornate, le mattinate intense di ufficio, dove appunto siamo molto concentrati nel nostro da fare. Legata a questa può esserci poi una fame serale post cena, perché proprio in questo momento cala invece tutta la tensione della giornata, calando le nostre difese. In quel momento di diciamo relax sentiamo l'esigenza di andare a gestire quel vuoto e pensiamo di avere fame. Un altro tipo di fame emotiva può essere quella da weekend o da feste, dove ci troviamo in situazioni di convivialità, spesso con dei cibi molto appetitosi che durante la settimana non abbiamo praticamente mai gustato nella frenesia della nostra quotidianità. E quindi sia l'aspetto, diciamo, dello stare in gruppo, quindi la convivialità proprio, esatto, che ci insieme. Esatto, che ci spinge a mangiare come aggregante, come elemento aggregante. A un certo punto la fame in realtà è anche passata e quindi resta solo questa componente emotiva, o anche la fame da vista, cioè perché noi comunque iniziamo a mangiare prima di mettere il cibo in bocca, perciò l'emotività ci aggancia attraverso il profumo di un cibo che ci può ricordare la cucina di casa, la cucina della nonna, e quindi va a toccare delle corde particolari piuttosto che un cibo che ha un colore sicuramente molto bello, un impiattamento molto raffinato. E legato a questo sicuramente anche la fame da TV, perché comunque guardando la televisione, le pubblicità hanno proprio lo scopo di indurci a acquistare e consumare un certo tipo di cibo. Oggi abbiamo anche molti social che si occupano di cibo e fanno presa proprio perché quel cibo è molto bello e perciò ci viene voglia di assaggiarlo, ma è sicuramente invitante. Esatto, non abbiamo fame. Quindi diciamo che tutte queste cose vanno ad agire su delle leve interne che ci spingono ad approcciare il cibo anche laddove non ne avremmo una reale necessità. Quindi sicuramente capire che non si tratta di fame fisiologica perché ci siamo appena saziati può essere già un primo passo per riconoscere la fame emotiva, fermarsi un attimo o perlomeno evitare di scofanarsi proprio, insomma, la qualunque, le cose peggiori che troviamo in dispensa, perché quello è il momento più critico. Soprattutto in fase serale, magari, in cui si trovano i dolci, si trovano tutti i vari spuntini. Direi, Valentina, che a questo punto invitiamo Lisa anche la prossima settimana, se sei d'accordo, perché qui dobbiamo ancora entrare nel profondo delle nostre corde. Per farci dire qualche strategia. Esatto, vogliamo capire quali sono le strategie per combattere la fame emotiva, perché tanto ci troveremo sempre a fronteggiarla. Però a testa alta. Molto alta. Molto alta. Bene, allora ringraziamo intanto Lisa Galli, psicologa, e la dottoressa anche Valentina Casadio. Grazie a tutti. Grazie a voi. Nutrizionista, quindi le nostre dottoresse ci aspettano la prossima settimana. Noi ridiamo la linea allo studio. Mi raccomando, mangiate sano. Ciao.